partono da lontano, non sono omicidi semplici, magari determinati da un impeto di quel momento. Sono spesso la conclusione di un processo di progressiva umiliazione, soppressione anche dell'identità femminile che sfocia in quell'omicidio. La condizione delle donne, dalla disparità sul lavoro alla violenza di una cultura che le relega ancora a un ruolo secondario nella società, è strettamente legata al bisogno di trasformazione della società stessa verso uno stato più consapevole e giusto. Se ne è parlato a Milano in un incontro promosso dall'organizzazione Demos presso l'Università Statale. Un dato che salía la semana pasada dice que uno de cada tres jóvenes entre 15 y 29 años en España considera inevitable o justificable que en alguna circunstancia se controle el tiempo de sus parejas, se impidan que vean a sus amigos o amigas o decidir por ellas que trabajen, estudien. ¿Puede decir cuál es hoy la condición de la donna, de la mujer? En España, después la ley sobre el aborto. Gracias a toda la movilización del movimiento feminista, se ha conseguido paralizar parcialmente esa ley, pero la ley sigue manteniendo que las menores de 18 años necesiten el permiso paterno para poder realizar su derecho a decidir sobre su cuerpo. Es algo que a nosotros no, nos parece intolerable en el contexto actual que una mujer pueda decidir con 16 años poder incorporarse al mundo del trabajo, pueda realizar muchas cosas y que todavía no se le permita decidir sobre su futuro. La donna palestinese è più volte vittima, è vittima come gli uomini, come i bambini dell'occupazione, ma è vittima anche di tutta una serie di assenza di diritti appunto che vengono negati. In particolare nella striscia di Gaza vi è una situazione di assoluta mancanza di lavoro, per esempio, una situazione di cui soffrono soprattutto le donne, di movimento, ma anche diritti essenziali, parliamo anche per esempio del diritto all'energia elettrica, diritto all'acqua. Vengono spesso anche in assenza di figure maschili all'interno della famiglia, quando per esempio i propri mariti vengono arrestati o vengono uccisi durante gli interventi militari, loro appunto rimangono come diciamo gli unici pilastri all'interno della famiglia. En 14 años de historia que tenemos nosotros con el presidente Hugo Rafael Chávez Frías y ahora con el presidente Nicolás Maduro, hemos conquistado muchísimas mejoras y beneficios para la mujer embarazada, para la mujer trabajadora. Y escuchando un poco las historias de cada uno de estos países, España, Italia y Palestina, nos damos cuenta que tuvimos realmente un presidente feminista que se preocupó por la mujer, por sus derechos, por sus beneficios y nos enseñó que tenemos derecho a tener derechos. Noi abbiamo inteso come giovani comunisti, Associazione Demos, incominciare un percorso con questo incontro. Riteniamo che ci sia una connessione profonda che è irrinunciabile sottolineare e rafforzare nella percezione, nella coscienza collettiva, tra la questione della liberazione della donna e la più ampia questione della trasformazione della società. Durante l'incontro è stato ben ricordato come se da un lato è vero che il patriarcato è antecedente alla nascita della società capitalista, però per contro dentro la società capitalista il patriarcato fiorisce, mette radici e si trasforma in ulteriore prospettiva, in ulteriore occasione di sfruttamento, di alienazione, di subordinazione sociale in mille modi diversi. Abbiamo scelto di strutturare il nostro incontro in termini internazionali per dare conto di come la questione femminile e la questione della trasformazione sociale si connettano in negativo e in positivo, secondo che si vivano processi di arretramento, processi di sviluppo in tutto il mondo come due elementi fondamentali dentro il processo di liberazione umana.